difficile da marcare Ernesto Cavie Cevanton, tanto movimento per lui, questo davvero interessante quello del Lecce della passata stagione, si è moltiplicato il valore di mercato dell'attaccante uruguaggio, interessa tanti club di Serie A. Pallone direttamente sul portiere, qua la conclusione mancata, c'è calcio di rigore, c'è calcio di rigore, questo intervento con la mano forse di Zeoli, c'è anche cartellino giallo per Zeoli, cartellino giallo per Zeoli, ma soprattutto il calcio di rigore. Questo è il traversone di Cevanton. Non è facile giudicare da questa immagine. Vediamo un'altra volta. Eh sì, intervento c'è. Era pronto alla deviazione abruzzese, viene anticipato proprio da Zeoli. Dunque giusta la decisione del direttore di gara. Eccolo là. Cambia traiettoria, come vedete, il pallone. È stato prontissimo Brighi ad assegnare il calcio di rigore per il Lecce, momento importante della partita, minuto numero 36, Ernesto Cevanton, 10 gol in campionato per lui contro Sansonetti, tutto è pronto per l'esecuzione, il tiro è gol, il vantaggio del Lecce, gol numero 11 per Ernesto Cevanton. E vola in classifica il Lecce. Ecco qua il festeggiamento del giocatore che ha cambiato ancora una volta pettinatura e colore dei capelli. Capelli rossi per Cevanton. L'esecuzione è perfetta, eccolo qua. Grazie al pubblico, saluta. Un po' nulla ovviamente Sansonetti contro questa esecuzione impeccabile del giocatore uruguaggio che al minuto numero 36 ha portato in vantaggio il Lecce. Abbastanza casuale il vantaggio della formazione di Delio Rossi, che conservava sì un dominio territoriale abbastanza sterile, però di fatto comunque c'è che il Lecce è in vantaggio 1-0.